È stata un'emozione da una parte, dall'altra appunto una sconfitta collettiva, però dobbiamo soltanto rialzare la testa, continuare a crederci perché ne abbiamo le possibilità e di questo ne siamo consapevoli, in primis il mister e lo staff. Cos'è che non funziona in Casa Prato? Perché il gioco più o meno è rimasto, non diciamo invariato, ma comunque abbastanza buono. In realtà mancano da 5 giornate i risultati. Certo, i risultati sono figli dei gol, quindi manca quello perché noi creiamo molte azioni, creiamo molto, siamo compatti, rischiamo poco e purtroppo è anche un periodo dove in poche parole ce ne va bene una e quindi niente, è dovuto soprattutto a questo perché come Ancona potevamo tranquillamente portare la partita a casa. Col Savona lo stesso, col Pisa poteva finire tranquillamente in un pareggio e quindi è un periodo un po' strano e dobbiamo appunto solo rialzare la testa e si rialza la testa soltanto lavorando e continuando a credere in quello che facciamo, perché noi ci crediamo veramente. Senti, per quanto ti riguarda, debutto anche importante perché hai dovuto compiere diverse parate decisive, no? Sì, Non era facile entrare così a no. freddo, prima partita Per fortuna abbiamo fatto un campionato. amichevole mercoledì dove ho avuto la fortuna di giocare, quindi diciamo che un po' l'approccio alla partita l'ho riavuto là. Però sì, sono contento soggettivamente, però io lavoro per vincere di squadra, di collettivo e quindi oggi non sto a guardare la mia prestazione, ma valuto quello che è successo nell'arco dei 90 minuti per tutti. Io voglio mettere in risalto la prestazione perché seguendoti da diverso tempo nel settore giovanile della Fiorentina non avevo dubbi delle tue qualità per quello che hai dimostrato negli anni qui a Firenze. Ecco, la scuola della Fiorentina che ti ha portato, ecco, arrivare qui al Prato, giustamente, ecco, vedendoti fra i pali per il debutto insomma, questa categoria insomma, ha dimostrato veramente le tue qualità e freddezza anche per come sei riuscito e come hai salvato anche il risultato. No, io ti ringrazio per i complimenti, però sono convinto che il settore giovanile sia una cosa, mentre il calcio professionistico è tutt'altro. E sicuramente la Fiorentina mi ha dato tanto e io le ringrazierò sempre per gli 8 anni che sono stato là, però devo dire che sono cresciuto tanto da quando sono arrivato qua, sia come ragazzo e come portiere, perché veramente il calcio professionistico ti forma da 360 gradi. Anche i tuoi compagni di difesa insomma, ti hanno molto aiutato, anche le coordinazioni, tutto insomma, Certo, questo no, anche visto. fa parte della squadra, appunto siamo in un momento un po' così e la testa si rialza non in modo soggettivo, ma bisogna essere tutti compagni e tutti partecipi a tutto. È bello divertirsi quando si vince, ma è bello anche superare le difficoltà tutti insieme. Il modulo del Siena che oggi ha cambiato un po' di sorpreso si va proprio preparato la partita in maniera diversa. Ma noi abbiamo una predisposizione in campo e non abbiamo mai cambiato modulo, quindi non è che siamo stati molto a guardare il modulo del Siena. Sicuramente sapevamo che loro lavoravano con esterni molto larghi e quindi la palla magari sulla laterale poteva metterci un po' in difficoltà, ma secondo me abbiamo gestito molto molto bene la partita e quando diciamo, ho dovuto compiere qualche parata è stato perché noi appunto avevamo la forza di cercare il gol e la voglia di ribaltare il risultato in tutti i modi, cosa che purtroppo non c'è stata. Dita? Sono fasciate. Io sono fasciato, sì, Sono ma niente, rotte. venerdì ho preso una botta, niente di particolare. Sto Però bene, se mi grazie. sulla.